Buongiorno ragazzi, buon giovedì a tutti quanti e benvenuti nella mia cucina. No, oggi non sono qua per insegnarvi la mia ricetta segreta per la pasta col tonno, ma siamo qui per modificare un nuovo mezzo, ovvero una moto che possiamo trovare su Legendary Motorsport. È veramente da tantissimo tempo che non modifichiamo un mezzo a due ruote, quindi l'occasione è super ghiotta. Come vedete, costa 2.480.000 dollari, cioè costa una fucilata. Si chiama Shinobi, la compriamo verde, va bene, verde ci potrebbe stare. Ordiniamola, mettiamola nell'agenzia. Non ho più spazio, invece c'ho spazio, tanta roba e vedremo un po' come si trasformerà e spero che non sia una scammata. Ed ecco qua il nuovo mezzo, così su due piedi non mi ispira moltissimo. Guardate il davanti. È veramente stretta, sembra un 125 quattro tempi o 250 quattro tempi. Non mi piace assolutamente come è fatta. Abbiamo uno scarico che è veramente un cannone, ma vediamo un po' il sound, vediamo se delude o meno. No, almeno il sound sembra quello di una moto classica. La modifichiamo sempre qui nell'agenzia perché dovrebbe starci, dai, come illuminazione, quindi armatura 40%, carrozzeria. Abbiamo, il cupolino dietro, che è quello del passeggero, con senza posteriore da pista che cambia. Cos'è lei, in carbonio? E questo è tutto in carbonio, il pezzo dietro. Mio, assolutamente, freni. Super! Molto molto bene, sarebbe stato figo che magari potessero cambiare le pinze che cambiavano colore e via dicendo. Marmitte, la marmitta è qua sulla destra, invece sulla mia moto è da quest'altra parte. Va bene, abbiamo doppie, quindi una da una parte e una dall'altra. Interessante. Aftermarket così anche, no? Sembra un tostapane. Doppia così. Doppio in carbonio! Questa è veramente bella, ma devo dire la sincera verità, anche queste qui originali, raga, non sono niente male. Sembrerà una cosa strana, sono anche questi qua dei tostapane, però fanno la moto un po' diversa dal solito. Però noi ci mettiamo questi qua. Carenature, invece, abbiamo colore 2 sotto. Questa qua da pista GT e tutto quanto GT in carbonio. Io la provo a fare tutta in carbonio, poi vediamo. Parafango anteriore, così da pista e tutto in carbonio. In pratica facciamo tutta la moto super in carbon. Va bene, cioè non c'è nulla di particolare. Abbiamo già però la Carbon RS, moto interamente in carbonio, ma potremmo verniciarla con una bella livrea, tipo questa qua da gara, con la scritta lato 1100. Cos'è? Veramente un 1100 questa come moto? La grafica nera, molto bellina questa come contrasto. Atomic Racer! Qua mi aspetto già i membri della Crepa che fanno delle creazioni devastanti. Questa qui anche non è male. Io però, mettendo questo in carbonio, sono un po' fregato poi con le livree, perché poi avremo anche questa qua. Non è male. Questa magari potrebbe essere interessante con dei cerchi rossi. Questa qui, questa è esagerata. La decima livrea è questa qua e poi l'ultima artistica. La livrea la vediamo successivamente perché ce ne sono ben quattro che suscitano il mio interesse. Stavo pensando appunto a come utilizzare i vari colori, eccetera. Ho veramente tante idee, vediamo poi se riesco a realizzarle tutte quante. Purtroppo la targa si può modificare così, speriamo che si possa levare quel portatarga là orribile. Verniciatura principale. Ok, il simbolo crew dove si mette? Ah, sul serbatoietto là piccolino. Beh, questo ci sta bellino. Il colore secondario invece sarebbe le forche! Esagerate! È la prima volta, raga, che vediamo questa modifica, tra virgolette, che si possono colorare le forche. Vediamo poi trasmissione super, il turbo personalizzato. Ho fatto anche una piccola ricerca. Questa qua dovrebbe essere presa dalla Kawasaki Ninja 250R. Poi abbiamo le ruote e basta. Quindi adesso, ragazzi, scatta la mia magia. Ed ecco a voi la moto completata al 100%. A me piace veramente tanto con questa livrea Shinobi e la verniciatura bianca. Così abbiamo tutte quante queste strisce rosse in giro per la moto, questo pinstriping veramente bello, ammortizzatore posteriore rosso, quindi ho dovuto fare le forche anteriori rosse. Così veramente atomica, cerchio bianco, forse
coi cerchi ho usato un po' troppo, perché ho fatto appunto dei cerchi enormi, ma visto che siamo su GTA mancano veramente tante modifiche. Ad esempio la possibilità di levare questi specchietti, mettere un cupolino più basso, più alto, oppure farlo più fumé, meno fumé, colorarlo, il portatarga completamente levarlo, farlo magari più piccolo. Ci sono tante modifiche da poter cambiare, il forcellone posteriore o i freni, le pinze, si possono fare milioni di cose e qua mancano un po'. Mi dispiace perché potremmo cambiare magari anche il manubrio, la posizione in sella, però raga, fanno 3 modifiche e basta, quindi ripperoni. Altre livree che mi piacevano era anche questa qua, la Junk, chiaramente con un'altra verniciatura. Oppure anche questa qui si poteva fare, perché vedete cambiano tanti colori. Questa qui classica Nagasaki e la fate nera e verde. Oppure anche questa qua Shinobi, la fate tutta verde. Ci sono tante livree divertenti, belle, entusiasmanti. Questa qua però non potete verniciare assolutamente nessun pezzo, ma noi l'abbiamo fatta in questa maniera e quindi ora la vediamo in strada. Ed ecco a voi il mezzo alla luce del sole. Dovrò trovare uno spazio nei garage, perché se mi seguite su Twitch sapete che in questi giorni sto sistemando tutto, e trovare uno spazio per la moto non sarà niente facile. Però ragazzi, guarda come impenna bene. Stoppi, ci sta un botto. Sì dai, non sembrerebbe malaccio nemmeno. Va, che roba. Giù in carena. 130. Devo dire che non mi dispiace questa moto, eh. Col doppio scarico, Simeon, anche no, sto facendo un test drive. Bella, mi piace. Sarebbe poi da testare questa moto all'aeroporto con una drag racing contro la Bati, Carbon RS e tutte le altre moto sportive. Vediamo se mi viene una garettina contro questo qua. Ma questo do curva? Ma dove va questo? Quindi, membri della Crepe, preparatevi, perché oggi andremo a fare una bella drag racing devastante con le moto. Quindi sistemate il vostro mezzo, che dobbiamo fare vari e molteplici test. Detto tutto ciò, io vi saluto. Perfetto, freni super, mi dicono. Ottimo. Vi saluto, vi ringrazio per la visione di questo video, like, commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e condividete il video con tutti quanti i vostri amici. Qua da Beastard come sempre è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video.